Gli agricoltori ligatesi colpiti dalla tromba d'aria dello scorso 10 ottobre hanno avuto modo di incontrare il ministro alle politiche agricole Maurizio Martina, il governatore Crocetta e l'assessore Cracolici a Palermo per la presentazione del nuovo PSR. Ad accompagnare gli agricoltori nel viaggio nel capoluogo il sindaco Angelo Cambiano, il vice sindaco Pino Montana, il presidente del consiglio comunale Carmelinda Gallea, i consiglieri Tiziana Sciria e Giuseppe Federico, con la presenza del dirigente dell'ex condotta agraria Enzo Carlino e del segretario cittadino del Partito Democratico Massimo Ingiaimo. Il contatto tra la delegazione licatese e gli esponenti politici è avvenuto a margine dell'evento. A favorire l'incontro il deputato regionale del PD Giovanni Panepinto. Si è svolta una riunione degli agricoltori la scorsa settimana e gli agricoltori hanno deciso di utilizzare l'occasione data da una manifestazione per la presentazione del PSR a Palermo per organizzare un pullman e andare a sostenere le proprie ragioni davanti al Ministro, al Presidente della Regione e all'Assessore all'Agricoltura. Devo dire che noi ci siamo prodotti perché si potesse svolgere questo incontro, che effettivamente si è svolto, l'incontro è stato molto cordiale. Ovviamente gli interlocutori, sia il Presidente della Regione che l'Assessore, si ricordavano dei diversi incontri avuti con gli agricoltori licatesi dal 10 ottobre ad oggi, e ci hanno rassicurato rispetto al fatto che faranno ogni ulteriore sforzo necessario per poter rimbinguare le somme che sono previste e necessarie per dare un ristoro a questi agricoltori. Ad essere interpellato non è stato solo il ministro, ma anche i due rappresentanti del governo regionale. Noi abbiamo anche fatto presente che nella declaratoria pubblicata in Gazzetta Ufficiale non è inserita la decontribuzione, per cui di fatto questi agricoltori non possono chiedere all'INPS di essere esentati dal pagamento dei contributi, e su questo abbiamo chiesto al Ministro di intervenire. Il Ministro ci ha detto che avvierà una verifica per capire se ci sono degli ostacoli o se è stata semplicemente una svista per cui questa declaratoria non prevede la decontribuzione. L'incontro è stato positivo, ora però aspettiamo i fatti. L'onorevole Panepinto la scorsa settimana ha presentato un apposito emendamento alla finanziaria regionale da discutere in aula per rimpinguare l'apposito fondo.